La poesia, la parola, da Beckett veniamo ad oggi, ovvero a Medea e la Luna, tratto dalla lunga notte di Medea, no, di Corrado Alvaro. Quindi veniamo alla parola classica per eccellenza, almeno come punto di partenza, no? Qui stiamo Certo. parlando, certo non è la tragedia di Euripide questa, ma è la rivisitazione, la riscrittura, la reinterpretazione di Corrado Alvaro e poi la tua di reinterpretazione. Ma io ho sempre avuto questo desiderio, cioè quello di confrontarmi con il mito del passato per metterlo in relazione con il mito del presente. E già appunto con l'Eneide nel 1983, dove appunto realizzai un'opera postmoderna, potrei dire, sulla poesia di Virgilio, partendo proprio dalla musica rock. Oggi sposto l'attenzione invece su quello che significa, per esempio, un mito come quello di Medea nel E presente. ce lo dici, e me lo dici anche a tutti quanti, adesso dopo che vediamo questo filmato, perché su questo filmato che annuncio semplicemente con, diciamo, quasi delle espressioni chiave, ovvero la lingua calabrese e non il dialetto. Poi dopo ci spieghi la differenza per chi non la intuisce. La musica popolare, la contemporaneità è veramente la parola chiave di questo allestimento che, non solo credo a mio avviso, paura. E vediamoci la nostra sintesi delle emozioni, dello spettacolo che abbiamo vissuto e che proponiamo in questo modo. Ricevuta dal re. Perché Giasone tarda? Perché non ritorna? Creusa. Sposerà Creusa, mia figlia. Fermati, fermati, Creusa, cosa fai? Tu devi lasciare questa città. Partire. Partirai prima che spunti il giorno. Per dove? Tu devi abbandonare Corinto, straniera! E tu sei una vagabonda! E ti scaccio! Ma io ti scaccio! Ma io ti scaccio! Tu mi sfidi? È pericoloso sfidarmi! Quella strega di Medea! E questo, essere civili? E più siamo alle vie del mondo, la gente si chiude. Partirò appena tornerà da me Giasone. Era lui Giasone. Giasone. Lui Giasone. Giasone. Vuoi partire da solo? E i figli di Giasone? Dove sono i miei figli? I miei. I miei. I tuoi figli. Dove sono i miei figli? Insegnameli subito. I miei figli. Andate figli. Chi difenderà i suoi figli? Ti chiedo una patria lontana dagli uomini. Me li porti via. Dall'invidia degli uomini. Me li porti via! Una casa in cui io sia padrona di me e dei miei figli. Questo solo ti chiedo. Sola, zingara, straniera in
paese che mi odia. Ti sei rumore di Italia. Questo era amore. Amai te. Il solo rimedio è separarci, per il bene di tutti e due. Miserabile di marinare. Miserabile! Che solo in una cosa sei veramente grande, nell'ingannare una donna. Chi serutore di marinare. E Medea non piange. Chi seru sangue di marinare. Non piangere. Chi sera vite di marinare. Paura! I regali di Medea sono avvelenati! Paura! Assassini regicidi! A morte! A morte! Paura! Risparmiate i miei figli! Ora! A potersi farli ringoiare nell'utero materno! Questo sarebbe il solo rimedio! Paura! Volete me! Eccomi! Ho paura! Aspettate! Vi darò io stessa! Popolo di Corinto! Ci hanno lasciati soli e dovremo vivere ancora. Toccherà ancora vivere. Tutto.